Beh, l'idea del libro è nata quando, rovistando tra le vecchie carte di famiglia, ho trovato un libretto verde, di un verde anche sbiadito, e stampato nel 1921 in occasione dell'inaugurazione del monumento ai caduti di Caerano. E questo avveniva in autunno del 2020 e ho scoperto che nel 21, nell'aprile del 21, il 25 aprile, perché il monumento è stato inaugurato il 25 aprile, il monumento compiva 100 anni. All'inizio è stato costruito in un posto diverso da dove si trova oggi ed era praticamente collocato a ridosso dell'incrocio e vicino alla chiesa, perché dopo la rotta di Caporetto, Caerano si è trovata a ridosso del fronte, Piave Montello, ed è stata coinvolta direttamente. E a Caerano c'erano delle postazioni militari, c'erano qui a Villa Benzi, sulle Barchesse, c'era uno smistamento di corpo d'armata, c'era un ospedaletto da campo, il numero 14. C'erano delle basi, una in particolare a Caerano, di palloni aerostatici, che ancorati a terra da dei cavi salivano addirittura fino a 800 e anche 1200 metri per osservare, al di là del Piave, gli spostamenti delle truppe austriache, nemiche, insomma. Sì, infatti nel 1958 il monumento è stato ricostruito davanti alle scuole elementari nell'attuale posizione. È stato smontato nel 1949 su richiesta della deputazione provinciale perché, essendo nell'incrocio principale e dovendo risistemare la viabilità, era ubicato in un'area, diciamo, inidonea, ecco. È stato ricostruito appunto davanti il piazzale delle scuole elementari e quando abbiamo iniziato a scrivere questo libro, a interessarci, diciamo, del monumento, ci siamo anche accorti che a lato del monumento c'è una lapide con riportati praticamente tutti, o meglio quasi tutti, i nomi dei civili morti, che principalmente sono bambini. E sono bambini che sono morti nella Prima Guerra Mondiale perché c'è stato praticamente un bombardamento. E per quanto riguarda la Seconda Guerra Mondiale, sono principalmente, diciamo, la causa principale è perché trovavano degli ordigni inesplosi e iniziavano a giocare, ecco. Vorrei ricordare che Caerano, nel periodo fascista, era annesso a Montebelluna, poi, finita la Seconda Guerra Mondiale, siamo ritornati a essere cosiddetti autonomi, diciamo così. E quindi lì c'è proprio gran parte della storia del paese. Quello che mi dispiace di più è che non ci siano più testimoni diretti di queste vicende che ci possano raccontare come hanno vissuto, diciamo, quel periodo. C'è ancora qualcuno, però diciamo, è giovane, cioè, era giovane quando che all'epoca c'erano questi fatti. Diciamo, i veri testimoni diretti, quelli che hanno proprio anche dato vita al monumento, queste cose qui non ce le abbiamo più, diciamo. E che venga distribuita a tutte le famiglie del paese. Adesso chi poi lo vorrà farà richiesta qui in Villa Benzi, allestiremo appunto un ufficio dove con degli orari che se qualcuno interessa il libro, che spero siano tantissimi caeranesi che lo vorranno leggere, e glielo forniremo gratuitamente, sì. Finalmente, sempre in una formula un po' atipica, siamo riusciti a tornare in attività. Purtroppo ancora siamo costretti a collegarci via Zoom questa sera per la presentazione, ma auspichiamo di poter dare la giusta e doverosa poi presentazione, letteralmente in presenza, mi scusi per la ripetizione, a questo libro più avanti, quando la condizione della pandemia lo renderà possibile. Per noi però è un ritorno felice perché la Fondazione finalmente torna nuovamente a rifare la sua attività primaria. Cioè per noi è un onore poter sostenere questo progetto del libro e per questo vorrei ringraziare nuovamente gli autori perché possiamo garantire la conservazione e la promozione di un patrimonio storico e culturale locale, garantendo la tutela della memoria del nostro passato caeranese.